Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vedete, sono a tema rosso, rosa, un po' così. E voglio registrarvi un video haul e aggiungerei anche finalmente. Ho comprato delle cosettine che mi servivano proprio per il canale. Prima cosa che avevo preso da Amazon è questa, che è la nuova macchinetta per i vlog. Se avete visto l'ultimo vlog che ho girato col telefono, saprete cosa è successo. E quindi ne devo comprare un'altra, solo che ho sbagliato modello. Ma nella fretta di prenderla, oddio, l'entusiasmo. Sbagliata, quindi l'ho rimpacchettata, me la devono venire a prendere e poi prenderò quella nuova. Comunque, questa era la prima cosa. Altro super pacco è questa che volevo da una vita. Su Amazon le ring light le ho già comprate due volte. Una volta mi è arrivata rotta e una volta mi è arrivata troppo grande rispetto a quella che avevo preso. Quindi entrambe le volte l'ho riespedita indietro. Ho detto: vabbè, ciao, non è fattibile, non è cosa. Ci ho riprovato, ho preso questa che se la ritrovo vi metto il link sotto. Ha la ring light, il treppiedi e altri accessori vari. Quindi ho detto figata, la prendo ed è perfetta. Dal link poi rileggerete tutto perché io non me ne intendo molto. Però vi faccio vedere, è questa baby qua. Spero di non accecarmi, ma ha varie, vedete, gradazioni. E questa io più che utilizzarla per fare i video, perché comunque ho già queste qua della postazione, vorrei utilizzarla per fare le foto anche in postazioni diverse, perché faccio sempre le foto qua, dato che ho le luci, almeno questa me la posso portare un po' in giro, diciamo così. Altre due cose che ho preso sempre su Amazon, non ve le posso far vedere perché sono per il party di Halloween, quindi vedrete tutto quanto poi quando vloggerò, però vi posso assicurare sono due cose per cui vale la pena. E poi qui abbiamo un ordine di Sephora e ho preso due cose che volevo provare da tantissimo tempo. Una di queste l'ho utilizzata per il trucco di oggi, sto parlando del trucco occhi. L'altro ordine quando mi arriverà invece ve lo faccio vedere su Instagram, quindi se non mi seguite male andatemi a seguire. Quindi prima cosa appunto ho preso questa, sono uscite queste nuove palettine da 9 colori che vengono 30 euro di Huda, ognuna ha un tema, un colore diverso. A me piaceva questa, quella verde che appunto ho preso nell'altro ordine, che mi pare si chiami Emerald, e poi mi piace la Gemstone, però nì perché ho già delle cose simili. Comunque queste palettine per me sono una svolta perché sono bellissime, iperpigmentate. Poi ho preso questo prodottino qui di Fenty, sono le nuove Stanley Paint, questo è nella colorazione Uncuffed, vi faccio leggere il nome, mi ispirava questo, il nero che è pazzesco, e l'altro leggermente fango scuro, non mi ricordo come si chiama, quell'altra chiara chiara invece non mi piaceva, quindi alla fine ho preso questa, viene sui 22 euro se non sbaglio. E questa è la boccettina, è molto 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 carina. La prima volta che la provo, perché il rosso non l'ho mai comprato, col suo applicatore famoso, e non vedo l'ora assolutamente di provarla perché ho sentito cose molto molto positive. Continuando sulla Shea Makeup, da Octoly ho preso questo prodotto di MAC, spero si legga il nome perché ci sono scritti un po' di dati, e questo è il colore Silver Desk ed è appunto una cipria illuminante, infatti l'ho swatchata prima e lascia proprio questo effetto satin. Come vedete si nota, è molto 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 elegante. E da AliExpress, perché ultimamente sto provando un po' di ciglia finte, ho preso queste tre che provengono dallo stesso rivenditore, quindi il link è uno solo. Poi dovete scegliere i vari modelli. Ho preso la 35, 34 e 36, ognuna differenziata con un colore diverso perché potete scegliere anche il colore del glitter sotto. La 34 l'avevo già presa e mi era piaciuta un sacco, vedete, ha questa forma bella e alla fine vengono tipo sui 2-3 euro l'una. Poi c'è questa che è la 36, che è un po' più folta dell'altra, e la 35 è invece fatta così, questa è bella boom, soprattutto per i miei occhi che sono piccoli. Però ultimamente mi sto dilettando a fare più post makeuposi su Instagram, quindi mi servono queste cose anche un po' più particolari. Finito con il makeup, io vi faccio vedere gli acquisti di vestiti. Parto da Pull&Bear e vi faccio vedere questa maglia che da quando ve l'ho fatta vedere sulle stories che la indosso, io la utilizzo come pigiama, siete impazzite, ed è questa. Guardate che meraviglia, bianca con tutte le cose del sushi, con scritto sushi lover, ed è pazzesca. Appena l'ho vista ho detto mia. E questa viene 8 euro, 7,99, una cosa del genere. Vi consiglio di prendere una o due taglie più grandi perché vestono abbastanza strettine se non vi piace il genere. Infatti ho preso una L, se ci fosse stata un XXL probabilmente l'avrei presa perché i pigiami devono essere larghi. Però questa qui mi piace molto molto molto. Altra maglia che ho preso da Pull&Bear, questa qui ve l'ho anche taggata su 21.
Timon Button, se vi va andate a dare un'occhiata che trovate i link diretti. Ed è questa a tema Disney con Biancaneve. Questa, come vedete, è bella larga, però ho preso la L e c'è appunto Biancaneve con scritto specchio specchio del reame, chi è la più bella del reame, e è molto carina. E poi è nera, quindi è fantastica. Altra cosa di Pull&Bear, che vi ho anche già fatto vedere nei vlog, ma magari non tutti l'hanno vista, è questa giacchina color senape che mi fa letteralmente impazzire. Sta cominciando a fare freschetto, non lo dico troppo ad alta voce perché magari mi sente e poi ricomincia il caldo, però devo dire che non vedo l'ora di mettermela. Molto molto bello, poi vedete a costine tipo di vellutino. La cosa bella è che è tagliata sotto ed ha tutto questo sfilacciamento, quindi anche un po' vintage. E vabbè, non fate conto a quella sotto, ma le tengo insieme. Di questa ho ancora il cartellino, ho preso un M perché comunque veste larga, e l'ho pagata 29,99. Vedete, mi sono scordata di farvi vedere sempre questo che ho preso su Amazon, che è della Canon, per la Canon che sto utilizzando. La mia, quella con cui filmo, è una 70D. Strano, ma vero, in anni e anni di YouTube non ho mai comprato questo. E voi vi direte, che cos'è? È un telecomando remoto per scattare le foto, perché io metto l'autoscatto e ci vuole una cifra, devo stare 10 secondi in questa posizione e scattare la foto. Con questo invece è molto 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 più easy. Schiacciate il telecomandino, si collega automaticamente praticamente alla Canon, da quanto ho visto, perché la clip prima l'ho dovuta tagliare perché ho spinto il pulsante e si è spenta la registrazione, quindi a quanto pare si è già collegato, e appunto potete utilizzarlo per far avviare la ripresa, per scattare una foto, ed è molto 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 comodo. Costa relativamente poco, mi pare un po' più di 10 euro. Continuiamo con gli acquisti e vi faccio vedere una cosa che ho preso da Bershka. Sono questi pantaloni neri che adesso vanno tanto, non so esattamente come si chiama il modello, però sono molto molto belli, a vita alta. Ci sono anche di diverse colorazioni con la catena sul lato. Anche di questo dovrei avere ancora l'etichetta, eccolo qui, 25 euro. La cosa che mi ha fatto rosicare di più è che arriva fino alla 44 il modello di questo pantalone, ed è un po' una cosa... Wake up Italy, perché non tutti arriviamo fino alla 44. Cioè, io sono fortunata che ci sono rientrata, ma tipo per rotto della cuffia a momenti, perché comunque questo è un modello che va abbastanza largo. Questo mi sta, non troppo largo, io volevo che mi stesse ancora più largo, ma non ho potuto prendere una misura in più perché non c'era, quindi me la sono dovuta prendere così. Però mi piacevano troppo, 25 euro vanno più che bene e li ho presi. Però ecco, tipo questo modello su Fashion Nova lo trovate, magari che costa un pochino di più, sì, però arriva fino alla XXXL, cioè raga, svegliamoci davvero. Dopodiché una ragazza di voi mi aveva scritto su Instagram che da Zuiki avevano messo la collezione tema Harry Potter, io fiondata immediatamente, e c'erano un po' di cose, ma erano cose molto ambigue e non tutte calzavano bene, quindi alla fine ho preso soltanto questa, che è una maglia crop top con scritto Obliviate, che come sapete mi sono anche tatuata qui. Quindi mi piace abbastanza, devo dire, perché è di questo color grigio scuro con i volant qua sulla manica. C'è anche l'etichetta del Harry Potter e il prezzo è 15 euro. Ho preso una L perché non c'era la M e la volevo troppo, però vabbè, anche se questa calza larga, insomma, è un crop. E sempre da Zuiki ho preso questa gonna che viene sempre 14,99. Ho preso sempre una L perché, essendo che vabbè, sapete, mi sono dimagrita tanti chili, la parte dietro della schiena non è proprio soda, quindi se compro cose troppo strette o hanno appunto questo tipo di elastico in vita, mi fa l'effetto ciccetta così che esce fuori e non mi piace, quindi ho preso un L per stare più tranquilla su questo lato. Ed è una gonna bellissima, secondo me per 15 euro, raga, fa la sua porca figura. Questa la potete mettere d'estate, d'inverno, sempre, ed è di questo color khaki militare. Sotto ha la sua vestaglietta e sopra ha questo tulle così più trasparente, più chiaro, ed è molto molto bella, ripeto. E per ultimo ho tenuto il mio negozio preferito, anche se probabilmente dovrò farvi un altro video haul perché ho comprato altre cose che mi sono provate in negozio ma non c'era la taglia giusta, quindi le ho prese online. Prima cosa, questo cappello. In realtà io mi ero innamorata del maglione, solo che
Non mi ricordavo quale taglia avessi preso io di quello nero che ho, che è sempre lo stesso modello, solo che l'ho preso forse l'anno scorso, 2 anni fa. Sono morbidissimi, caldissimi, fantastici. Però lo volevo di questo colore perché mi piaceva, non lo so, era particolare, mi ci vedo già a fare le foto a Londra così. Quindi nel mentre ho preso il cappello, così mi ricordo poi che devo prendere anche il maglione. E questo qui è il cappello, vi faccio leggere il codice e anche il prezzo. Io vado letteralmente pazza per questi beanie, così oversize. Che voi ve li mettete e poi dietro rimane un po', vedete così. Secondo me con i capelli corti poi sono bellissimi. Poi ho preso invece questo che è un pochino più sobrio, se vogliamo, è nero con tutti questi glitterini sopra. È bello perché non sono soltanto appiccicati, ma sono proprio cuciti, quindi non è che ci sia particolare problema che si stacchino. E questo qui l'ho pagato un pochino di più, ma secondo me ne valeva troppo la pena. Eccolo qua. Poi online invece ho comprato questa maglia che fa parte della linea Basic, infatti l'ho pagata davvero davvero poco, ma è una magliettina molto tranquilla, bianca con lo scollo a V. Questa qua tipo ve la mettete con un mom jeans, un jeans a vita alta, avete fatto. Poi per il trend pitonato, animalier, leopardo, eccetera eccetera, che io sono totalmente innamorata dell'effetto pitonato, tant'è che io qualche anno fa o forse 2 anni fa avevo comprato questa borsa che adesso vi faccio vedere di Michael Kors, anticipando questa tendenza, ragazzi. Eccola qua, questa è la borsetta in questione, ve l'ho taggata anche questa su 21 Buttons, è bellissima. E appunto prima quando la mettevo mi guardavano tutti male, adesso guarda un po' la vogliono tutti, quindi ve la prendete in quel posto, cavolo. E io mi sono comprata questi due pantaloni perché, allora, non so se succede solo a me, ma questa tendenza mi piace, ma soltanto per quanto riguarda la parte sotto. La parte superiore non mi gasa molto. Sarà che ho i capelli così chiari e quindi, a parte il leopardato, ci sbatte abbastanza l'effetto serpente. Quindi ho preso questi pantaloni qua che sono molto 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 comodi, stile palazzo per intenderci, vedete sopra sono stracomodi. Vi faccio leggere il codice e il prezzo. Indosso sono molto belli perché non segnano troppo e soprattutto non sono trasparenti, quindi grazie Zara che hai pensato anche a me. E poi questi, ragazzi, ci ho tribolato, ci ho davvero pianto a momenti perché, allora, li avevo presi sull'applicazione qualche settimana fa. Mi sono arrivati, avevo preso una M come sempre e non mi stava perché ho scoperto che non sono fatti proprio a leggings, ma hanno delle cernierine anche laterali. E in più all'interno sono tipo, vedete, vellutati, felpatini e quindi non scorrono proprio bene se avete qualche forma in più, soprattutto nei fianchi. E ho detto ok, dai, li restituisco e mi faccio mandare una taglia più grande. Li avevo presi anche del colore più chiaro e non so perché quelli hanno un tessuto più duro e infatti quelli li ho rispediti indietro anche la seconda volta. Questi ieri me li stavo provando e nel vlog ve l'ho fatto vedere e non si sa come, una mano dal cielo, me li ha fatti andare bene a momenti anche larghi e quindi ve li mostro in tutto il loro splendore. Sono questi, ragazzi, cioè ciao, per me è un ciao. Tra l'altro hanno un prezzo super, il tessuto è qualcosa di pazzesco. Per fortuna mi stanno questi neri perché alla fine è quello che userò sicuramente di più. Vedete qua di lato alla zip. Vi faccio vedere il codice perché sono sicura che per questi impazzirete. Il prezzo è 30 euro, che secondo me è abbastanza onesto, visto che sono fatti benissimo e mi piacciono un sacco anche come calzano. That's it, ragazzi, questo era tutto quello che ho comprato. Qua sotto trovate anche il link delle mie cover che ho fatto con Shop Bookcase. Quando mi arriveranno le cover a casa, vi farò proprio un video dove vi spiego tutto quanto. Detto ciò, basta. Se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su, iscrivetevi se ancora non lo siete e io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!